Pensa a una persona e vediamo cosa può questa persona per te. Vediamo la triade Capricorno, Acquario e Pesci. Quindi partiamo col segno del Capricorno. Quindi, caro segno del Capricorno, concentrati, pensa a una persona e vediamo cosa prova questa persona per te, caro segno del Capricorno. Allora, è una persona che ascolta molto la sua interiorità, non è una persona banale, è una persona importante, sta vivendo un momento di stress, una persona un po' stressata nei tuoi confronti, però c'è fiducia e quindi ci sono le basi, caro segno Capricorno, per creare una storia, per creare una relazione, le basi ci sono e hai la possibilità di vivere un sogno. Fondamentalmente, caro segno Capricorno, ci sarà la possibilità di vivere un sogno d'amore. Un sogno d'amore è sempre importante da questo punto di vista. E ti suggerisco di portare avanti questa relazione per vedere questo sogno d'amore che potrebbe essere anche un sogno importante. Cerchiamo di capire con i tarocchi di Marsiglia. Ricordo che i tarocchi di Marsiglia sono antichi simboli della tarologia francese, utilizzati anche dal grande Carl Gustav Jung, grande psicanalista, anzi ideatore della psicologia analitica. Viene fuori il 5, dunque il 5 rappresenta un amore che potrebbe diventare importante. Ci sarà qualche problema. Il 10 di spade rappresentano degli ostacoli che si frapporranno. La passionalità è buona, quindi una relazione con qualche ostacolo, però ci sono, l'amore è presente, insomma, una relazione dove è presente l'amore, dove è presente anche la sessualità, perché il cavaliere di bastone rappresenta proprio il simbolo della sessualità, quindi ci sarà, è una relazione che va sperimentata. Volevo capire, le basi anche progettuali da un certo punto di vista sono presenti e diciamo l'unica cosa che è una persona anche moralmente, diciamo, è uscito il Papa dritto, quindi anche moralmente una persona stabile, insomma. Quindi, caro segno Capricorno, da sperimentare una relazione potrà svilupparsi e potrà essere anche una relazione importante da un certo punto di vista. Vediamo, passiamo all'acquario, quindi, caro acquario, mentre fai donazione al canale, concentrati, pensa a una persona, caro segno dell'acquario, e vediamo questa persona che, diciamo, e vediamo questa persona, questa relazione, se è una relazione che potrà iniziare, potrà durare, insomma, vediamo questa persona. Allora, purtroppo sarà un fulmine a ciel sereno, ma questa persona ti lascerà. Se hai già vissuto una storia, se vivi una storia, abbiamo il fulmine, quindi che fa cadere, fa crollare tutto. Quindi, caro segno dell'acquario, è una relazione che è destinata a finire oppure non partirà neanche. Questo devi tenerlo presente. È una persona che vorrebbe un'integrazione, vorrebbe essere integrata dentro di sé, vorrebbe cercare qualcosa di importante, qualcosa che possa dare, diciamo, sicuramente un qualcosa di positivo da un punto di vista emozionale e quindi aspettiamo, vediamo come andrà questa relazione. Sarà una relazione, diciamo, senza lode e senza infamia, però il pericolo della rottura è presente, quindi sta a te valutare, caro segno dell'acquario, se vuoi vedere, se vuoi portare avanti, c'è un grosso rischio che la relazione finisca molto rapidamente. Purtroppo, o per fortuna, perché poi noi non sappiamo mai se è fortuna oppure quando finisce una relazione uno pensa che sia sfiga. In alcuni casi potrebbe anche essere fortuna, nel caso che una relazione finisce. Non è sempre sfiga, in alcuni casi potrebbe essere anche fortuna. Vediamo di approfondire un attimino. In effetti è una persona che ha dei fardelli da portarsi avanti. Poi è il sette di bastoni che indica fuori dai coglioni, quindi io me lo toglierai dai piedi. Se ti togli dai piedi questa persona, ti dice che raggiungerai comunque i tuoi obiettivi.
Quindi, e questo è da tenere presente, no? Ogni volta che chiudiamo una storia, se ne può aprire un'altra. Cioè, non è che quando una storia finisce, le cose devono andare per forza male. Dipende sempre da quello che noi vogliamo. Talvolta, quando finisce una storia, se ne può aprire un'altra e quest'altra storia che si apre potrebbe essere una storia, più importante, anzi, potresti raggiungere un tuo obiettivo. Perché la fortuna comunque è dalla tua parte. Quindi, secondo me, caro segno dell'acquario, dovresti chiudere questa relazione o comunque togliti dalla testa questa persona perché non è la persona giusta, perché non è la persona che ti potrà dare qualcosa, non ti potrà dare molto e quindi puntare ad altro, puntare ad altre situazioni. Ogni volta che si chiude una storia se ne può aprire un'altra. Invece il problema vero nelle relazioni o negli incontri d'amore è quando ci si accanisce, quando ci si vuole accanire su una persona, allora si è stupidi perché è la figlia della stupidità il volersi accanire a tutti i costi su una persona sperando di poterla cambiare, di poterla trasformare. Non accade quasi mai. La stupidità in amore, la vera stupidità in amore, è quello di accanirsi su una persona, soprattutto se una persona non è data a te, soprattutto se una persona non ti vuole, soprattutto se una persona ha altre situazioni per la testa. Quindi l'accanimento è la vera stupidità in amore. Bene, lasciamo il segno dell'acquario, passiamo al segno dei pesci e vediamo, caro segno dei pesci, pensa a una persona mentre fai donazione al canale, se vuoi fare donazione ovviamente, se sei morta di fame non fare donazioni, io non è che voglio donazioni anche dai morti di fame, dai poveracci, dai disgraziati, ma se non sei morta di fame, se non sei poveraccia o disgraziata, fai pure una donazione al canale. Evitate di fare donazioni, ovviamente, se siete morti di fame, se siete poveracci, poveracce o disgraziate, insomma, senza fissa dimora, attiviste, insomma. Se invece non siete così, potete fare una donazione tranquillamente al canale. Allora, e partiamo, vediamo il segno dei pesci, vediamo il segno dei pesci, vediamo che cosa offre il segno dei pesci. Quindi, allora, è una persona, quella che tu pensi, con una morale molto rigida, una morale molto forte. Potrebbe essere una persona un po' bigotta, una persona un po'. È comunque, guarda, un rompicoglioni, una persona che ti graverà. Quindi anche qua io non so, me la toglierei dai maroni perché, guarda, persona pure esaurita. Direi che per il segno dei pesci la persona che hai pensato non è la persona giusta per te. Bisogna levarsela dalle palle perché ti porterà soltanto iella, ti porterà soltanto sfiga. Va, e poi vuole solo un'avventura, eh? Non è una persona che vuole chissà che. Quindi è uno di quelli che veramente ti porterà al parcheggio del cimitero, il giovedì sera, diciamo, prima di, dopo un buonissimo kebab da asporto con gli scarafaggi, magari. Quindi io chiuderei. Vediamo che ci dicono ancora. I tarocchi, in effetti viene anche il 3 di spade che rappresenta proprio il tradimento. Quindi, tra l'altro, questo, se tu avrai una relazione, ti riempirà pure di corna. Quindi, la triade, il 3 di spade rappresenta proprio il tradimento. Una persona attaccata al denaro. Ecco, quello che ha questa persona è che è benestante. Quindi, dobbiamo dare atto che questa persona non ha problematiche economiche, però. Viene fuori anche il 3 di bastoni, quindi è una persona che anche sessualmente gli piacciono i triangoli, insomma, ti triangolerà un casino. E quindi sta a te, caro segno dei pesci, se vuoi metterti in questa storia che però ti genererà sicuramente sofferenza. Bene, e quindi per questo video è tutto. Iscriviti ai canali, seguimi su YouTube, su Instagram, tutti i canali YouTube. Su Instagram Massimo Taramasco Ufficiale, ovviamente su TikTok, e ti ricordo di fare donazioni al canale. Ma le donazioni falle solo se non sei morta di fame, se non sei diciamo nella merda, altrimenti falle, insomma. Bene, un saluto.